te lo giuro, sono super in ansia. Questa qua mi uccide, mi prende a coltellare. Parto da 150. Fiscaze! Lei arriva, sarà convinta che io voglio attingere, invece... Ciao, sono Dario Torrisi e stasera su questo tavolo ci sarà una escort, ma non per quello che state pensando voi, perché oggi è la festa della donna e stiamo lanciando il messaggio corretto. Allora, i nostri protagonisti sono me, ovviamente, Michael, suo frate, Michele, mio cugino, Leonardo, mio zio. Ciao. Ok, il piano è questo: alle 21 arriverà una escort qui a Dubini. Tra l'altro farà molto ridere come io dovrò farla entrare con il portinaio. Adesso abbiamo fatto la spesa, abbiamo qua il vino, abbiamo i bicchieri, abbiamo tutto l'aperitivo e come primo passo abbiamo carne. Poi abbiamo comprato pure le mimose. Quindi c'è lui che in questo momento sta facendo il nostro aperitivo. Quindi abbiamo salame e calabrese. No, è bello che ieri l'ho chiamato e ho fatto: bro, domani viene questa idea. Ok, cucino io. Ti mando il menù. Cena di terra, tutti gli ingredienti. Mi piace quel salame calabrese. Ordiniamo tutta la cucina, perché in questo momento sta facendo schifo. Puliamo per terra, profumiamo l'ambiente. Insomma, creiamo proprio un ambiente da cena romantica. Mi vesto, metto una bella camicia, elegante, serio, perché io sono una persona seria. Madonna, quanti soldi sto sganciando. A proposito, venite. Abbiamo solo per il video comprato una Insta360 e una GoPro Hero 11 Black Mini. Meglio di questa. Angel. Quindi prendiamo quelle camere assieme all'iPhone. Quindi avremo una tripla inquadratura. Ah sì, non abbiamo spiegato il piano. Quindi lei arriva, sarà convinta che io voglio attingere. Invece io le dico: no, guarda, io non voglio fare niente. Qua sono i soldi. E lì c'è una cena che ti aspetta solamente perché per te. Perché te la sei guadagnata? Perché oggi è la festa delle donne. Le porgo subito le mimose. E qua le vuole dire una cosa? Viva le donne. Budget di questo video 150 euro, perché prima abbiamo registrato la parte della chiamata, perché l'ho chiamata un'ora fa. Posizione su WhatsApp, perché se no non ce la faccio arrivare. Vabbè, sì, ti invio la posizione. Per quanto riguarda il prezzo, parto da 150. Ok, grazie. Era un po' scazzata. Però non niente, però l'abbiamo provata. Ce l'abbiamo, ragazzi, ce l'abbiamo. Allora, ieri io ne avevo chiamata una e mi ha paccato all'ultimo. Mi ha detto: oh, ma ce l'avamo organizzati per oggi. Lei poi mi ha bloccato. E quindi io la mi stavo incazzando. Ho chiamato un'altra, che culo, mi ha risposto. Mi ha detto: no, vabbè, oggi sono libera, puoi venire quando vuoi. Ma è bellissimo. Io entrassi in una stanza, vedessi questa cosa qua, io direi: ma che carino, che bel messaggio. Questa qui dai, ma che la deve vedere. Se la vede è content. Capito? Questo video non può andare male, perché qualsiasi cosa succede è content. Ok, puliamo il tavolo. Ma anche si vede, dai. Si vede. C'è un problema di luminosità, però adesso risolviamo. Che te genio. L'hai trovata nel comodino di Dario, vero? Sì. E lui ma quella mi serve. No, allora, mancano 20 minuti, sono le 9:20. Queste luci saranno spente. Questo è più o meno il setting. Adesso apparecchiamo la tavola. Lui sta finendo di cucinare la carne. Poi, secondo voi, dov'è la telecamera qui? Eccola lì. Andiamo a vestirci. Ultime cose, mancano gli ultimi dettagli, ragazzi, è tutto pronto? Ragazzi, te lo giuro, sono super in ansia. Questa qua mi uccide, mi prende a coltellare. C'è pochissimo da dire e tanto da fare. Tantissimo da fare. Basta che non ti fai l'escort. Secondo me la rimorchi. Magari viene senza documento. Secondo me la rimorchia, ragazzi. Secondo me quella vuole scopare. Non perché una escort. Ci ha tagliati? Secondo me sarà lei che vuole scopare. Qui abbiamo la carne. Shock, c'è pochissimo da dire. Ma e tu però queste cose le devi pensare. Ma perché si incazza? Scusi, se il canale è suo. Ad un momento so. Però questo è il valore dell'amicizia. Il valore dell'amicizia. Ora ci rugno coppa, un sfascio di coppa. Io penso a tutto. Sì, certo. Io ragiono a te. Sì, poi vedremo, ragazzi. A posto, ragazzi, ci siamo. Adesso voi andate là, registrate appena arriva. E il resto. Alle camere. Però qui? Allora, intanto... Che fai? I soldi. Non ti soldi per quello che ce l'hanno accordato. Aspetta. Ti porto una casa. Sì, è una casa. Aspetta che chiudo. Fatto la cina, cucina. Sì. Allora, ecco qua i soldi. Thank you very much. Sono 200. Dai 200? Thank you very much. Ti faccio preliminari scoperti il rapporto coperto. Prendili. Ok. Dimmi. In realtà, ti volevo dire che... non voglio fare niente. Come mi hai chiamato? Perché oggi è la festa delle donne. Ah. E quindi... ma tu mi fai... E quindi volevo lanciare un messaggio giusto. Cioè, comunque, anche voi che lavoro, sempre queste cose. Grazie, molto gentile. Queste sono per te. Grazie.
Non facciamo niente. No, non facciamo niente. Posso fare una foto di una mia? Assolutamente sì. E dico, guarda che fortunata ci sono stata. Vieni che faccio sedere. Grazie. Minchia, non è mai successo. Non ti è mai successo? No. E in più c'è anche la musichetta. Musichetta jazz romantica. Guarda. È un po' sporca, mi devi scusare. Te la faccio io. No, 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 perché ti dico di tua cucina? No, assolutamente. Vai, sì. Ma non hai fazzoletto qui? Fazzoletto. La carta che abbiamo. Ce l'ho di qua. Non si muore se mangio. Assolutamente no, anzi ti dico, antipasto, questo è salame calabrese che ha portato direttamente dalla Calabria un mio amico calabrese. Poi qua abbiamo un vino, buono. Perfetto. Auguri. Ah, non ti ho detto auguri, vedi? Ah. Ti ho fatto tutta la cena, però non ti ho detto auguri. Io sono un cliente. Dipendente, sei proprio. C'è poco da dire. Sì. Posso dire il tuo miglior cliente sempre? Ah. Vai! Vai! Non ti è mai successo una cosa del genere? Io ho una figlia, sono separata dal suo papà da quando aveva 2 mesi. La mia figlia c'è 2 anni adesso. Ah. È difficile. Devo pagare 2 case. 2 case? Una per me, dove lavoro. Quanti anni hai? 19. Ne avevi più? Sì. Quanti? 23, 24. Addirittura. Sono pure senza Batman, ma sono troppo. Un piccolo. Però forse perché sono vestito così, non prendo il zizzato, no? Non ti è... Ah, sono strano. Sì. Ma sono rimasta... Sei rimasta scioccata, no? Sì. Era molto curioso di vedere la tua reazione, perché effettivamente ci avevo pensato. Secondo me non, appunto, è molto difficile succedere una cosa del genere. Impossibile. È impossibile. Quindi tu una cosa del genere però non te la saresti aspettata mai. Ma raccontami un po' di te, un po' come è stata la tua vita, perché la Romania, poi ti sei spostata a Torino, in Italia. Di merda, se faccio questo lavoro, la vita era proprio, è stata di merda. Quindi se in Romania era di merda? Eh sì, non è che... Cioè, ma tu hai iniziato in Romania? Mm. In Romania prima, che fai io? Lavoro al bar. Ho lavorato al bar prima, dopo ho lavorato al supermercato, in Romania prendi 350, 350 massimo 400 al mese. La prima chiamata che ho sorpreso quando tu sei stato il... Ah. Tu fai sempre, no? Il cliente ti parte, ti lo chiami. Sì, ma tu ti chiedono, fammi vedere. Quindi tu mi hai fatto vedere perché lo fanno tutti? Sì, perché io sono abituata così. Io sono rimasta... Cioè ti sei abituata così, sì. Perché la gente ti chiedeva in chiamata fammi vedere? Sì, fammi vedere le tette. Vediamo se ci sono le tette. Gli italiani hanno qualcosa con le tette. Ah, ormai lo fanno in abitudine. Sì, ma no, non è che li faccio da tutti, perché trovo anche quelli che fanno la videochiamata e stavo facendo la sega, parlano brutto, così chiudo e li gioco anche io. Cioè, secondo me è un... questo è un lavoro che... vediamo con te. Lavoro con dei clienti che sono veramente tanto maniaci, è vero. Cioè, a me è capitato, ad esempio, non ricordo se nella tua pagina ci sono i commenti, no? Sì. Ci sono i commenti, ecco, io ho letto commenti. Ma loro in gente maniaca. Grazie a Dio che non ho trovato nessuno che fuori testa. Ma nessuno mai ti ha fatto male, cose, no? Vabbè, dai, almeno questo. Alla fine, la cosa bella di questa discussione è che viene fuori anche la parte umana, che in questo lavoro viene completamente eliminata. Cioè, è come se ci fosse una sorta di mercificazione, che non è bello. Perché, come vedi, ci dopo che tu hai una bambina, hai una, comunque una vita. Ho iniziato a fare questa app, perché non avevo soldi, per questo motivo. La famiglia non mi aiutava, adesso li aiuto io. Ah, e soprattutto viene anche, comunque, la figura di una madre, che deve crescere la bambina. Il suo papà no, è proprio fuori. Oppure separato, quindi c'è comunque una vita che... Ti non chiede veramente sforzo. Niente, ma niente, neanche un euro, una caramella, no? Niente. Non mi deve mancare niente, perché a me mi è mancato e non mi è piaciuto. E per questo faccio tutto. È molto bello. Beh, avere i bambini, ma è difficile se sei da sola. Oggi è altro da fare? Alle 10 abbiamo un appuntamento. Hai un appuntamento alle 10. Ma guarda, io non ti rubo neanche troppo tempo. Mi lasci andare? Cosa? Ma posso andare? Dici? Certo che puoi andare. Ah. Ma ti tengo qua. Ti ha fatto piacere quindi? Certo. Ma sono
Ah sì, la trovata. Sì, sì, l'ho comprata e prima sul mercato apposta per te. Grazie. Ma cosa cazzo? Dario! Dario! Oh. Come è andato? Oh, che è successo? Tutto perfetto!